Thank you.
non ce la fa. Buonasera alla gente in sala, buonasera alla gente a casa e che ci segue questa sera a Dedalus in una puntata speciale, diciamo fuori dagli studi. Siamo questa sera alla sala grande, diciamo, del Baraccano di Bologna, sala Marco Biagi, per parlare di Passante Nord, una serata organizzata da Insieme Bologna, e tra poco sentiremo il patron, diciamo così, del movimento che sta prendendo forma politica, per parlare appunto di Passante Nord in quella che è stata definita la prima occasione di dibattito vero tra i cosiddetti favorevoli e i cosiddetti contrari. Allora, per una presentazione subito della serata, per non perdere tempo, Manes Bernardini di Insieme Bologna. Grazie a tutti voi di essere presenti stasera, una serata un po' atipica, visto che c'è un argomento di neve in città, quindi la presenza di stasera vale doppio se non triplo in termini di spettatori. Io ringrazio anche tutti i relatori che sono qui presenti, da William Bonelli di Un'Industria, Luigi Emanuele Legare di Ance, il sindaco Priolo, la collega del gruppo misto Sassi e il comitato del Passante Nord guidato dal Presidente Galli. E perché di questa serata? Perché comunque avete visto su tutti i giornali che il tema del Passante Nord, o meglio delle infrastrutture del nostro territorio, è un tema di grande attualità. Siamo arrivati, diciamo, un po' al fatto finish di quello che è il percorso decisionale di questa opera infrastrutturizzata sul territorio da tanti comitati e associazioni, anche compresi di posizioni forti dai comitati dell'intera bolognese. Manca la voce di Bologna, che non si è mai espressa al riguardo, abbiamo non ha mai discusso e dibattuto veramente su quelle che sono le problematiche del Passante Nord e eventualmente anche le potenzialità che il Passante Nord potrebbe dare al sistema infrastrutturale bolognese. E il nostro compito, il nostro dovere, prima di tutto, è di fare chiarezza per informare la cittadinanza e prima di tutto fare chiarezza anche all'interno del Consiglio Comunale su quelli che sono gli aspetti positivi e negativi di quest'opera. Perché la politica oggi deve iniziare a prendere delle decisioni. Non possiamo più nasconderci sempre dietro dei se e dei ma. Oggi abbiamo il tema del Passante Nord, il tema del piccolo muro, sono tutte sfide infrastrutturali che il nostro territorio sta dibattendo in maniera sterile da troppo tempo e abbiamo la necessità oggi di portare Bologna ad una competitività territoriale per non perdere il terreno con altre realtà metropolitane che distano ormai da noi pochissimo. Se pensate che Bologna-Milano è raggiungibile in meno di un'ora e spesso Casalecchio-San Lazzaro troviamo la tangenziale di Casalecchio con tutti i problemi di traffico che abbiamo. Quindi un problema di infrastrutture che ha una ricaduta notevole sul mondo economico, sul mondo produttivo, su anche quella che è la vita quotidiana di tanti bolognesi, di tanti pendolari che devono affrontare, ripeto, il problema delle infrastrutture della tangenziale per recarsi al lavoro quotidianamente, ogni mattina e ogni sera. E sono questi temi che noi abbiamo deciso di intraprendere con il senso della pragmaticità e del realismo, un dibattito serio, come non è stato mai fatto, perché io non ho ricordo di aver visto tutti attorno ad un medesimo tavolo a confrontare in maniera seria, onesta e sincera su quelli che sono tutti gli aspetti, che per alcuni sono positivi, per altri negativi, legati alla realizzazione di questo. Io do la parola agli aggiunti di circostanza e poi passerei anche la parola sotto al comitato per andare a mettere un po' di cali sul fuoco e iniziare a vedere quelli che sono i problemi e più altro le preoccupazioni di chi si oppone a questo. Grazie, buonasera a tutti, grazie a tutte le persone che sono qua in sala perché sì, effettivamente le condizioni meteorologiche certamente a riuscire, grazie agli ospiti che sono qui al tavolo con noi e che questa sera ci aiuteranno un po' a fare per capire se effettivamente quest'opera infrastrutturale sarà utile o meno per Bologna. Io in un'occasione ho sempre cercato di spiegare che non è questione di essere a favore o contro un'opera a prescindere. Un'opera di infrastruttura che costi molto poco, che si fa tanto o meno, si fa se serve, se c'è un'utilità.
ci è sempre stato raccontato che i passanti dovrebbero riuscire a risolvere i problemi del traffico del, del nord bolognese, questa sera con le ragioni del compro, le ragioni della, del favore di questo opera, cercheremo di capire se effettivamente è così, al di là dell'appartenenza politica, al di là degli spot elettorali, noi abbiamo sentito parlare anche durante insomma, le primarie e, la, e le ultime elezioni regionali, ma alla fine al di là di una semplice battuta politica, bisogna farlo, bisogna farlo, non si è mai entrato nel merito per cercare di capire effettivamente se è un'opera risolutiva o meno. Questa sera cerchiamo, insomma, con tutti questi attori sotto il tavolo, grazie a Federica Sassi, gruppo misto, Mario Sperandini lo già presentato, gli altri relatori, diciamo così, gli altri stati Bernardini lo rifaccio, dall'estrema destra dei vostri teleschermi e delle vostre sedie in sala, Irene Triolo, sindaco di Caderara, buonasera, grazie di essere qui, e poi Guido Bernardino, presidente di ANCE, buonasera anche a lei. Lilia Proferni, Confindustria, buonasera, e qui possiamo dire che abbiamo una contraria e due favorevoli, poi capiremo, perché bisogna capire anche il sindaco Priolo che tipo di posizione ha. Mentre da questa parte ci sono certamente i contrari, perché abbiamo il comitato con Gianni Gavi e Severino Ghini. Come diceva Manes, la parola al comitato, cerchiamo di tenere gli interventi molto brevi, quindi ho 5, 6 minuti, 7 minuti al massimo. Certo. Grazie della serata, buonasera a tutti. Cercheremo di portare le nostre ragioni. Comitato innanzitutto. Questo è un comitato non partitico. Noi abbiamo sempre avuto presente le criticità del nodo bolognese. È un comitato che non è mai stato contro le istituzioni, quindi deve essere chiaro, ma ha sempre contro le istituzioni. Non abbiamo mai sostenuto, non facciamo nulla. Lasciamo le cose inalterate. Perché il passante nord? Noi diciamo no, grazie, cercherò di spiegare il perché. Ma sia ad un pacchetto di interventi e a proposte alternative, sarà il collega Severino Ghini che sviluppa questa parte. Io vado in ordine per spiegare le ragioni, le motivazioni che hanno portato la nostra attenzione alla nascita del comitato. Contrariamente a quando si sostiene molte volte sulla stampa o le dichiarazioni di persone, il passante nord non è frutto di anni di discussione. È semplicemente una proposta che è stata calata dall'alto, semplicemente. È un progetto di territorio che non c'era. Per l'accordo politico nel 2002, come soluzione trasportistica per far respirare Bologna, quindi non aveva dei grandi disegni dietro. Non aveva lo studio di fattibilità ed è un'opera che è scaturita come strategica subito a monte a valle del PRIT nel 98. Se il PRIT, che è il piano regionale integrato dei trasporti, l'elemento sovraordinato e non prevedeva il passante nord, è chiaro che qualcosa non va, qualcuno non dice le cose giuste. Infatti lo studio di fattibilità viene preparato 8 mesi dopo. Si vuole cercare di fare in fretta per cercare di assoggettare un contratto di concessione fino al 2038, per evitare che si vinca un altro bando di gara, comunque sarebbe quello che è mancato. Gli stessi sindaci, guardate, erano convinti, poco convinti come noi, perché nel 2003, preoccupati da questo passante che non conoscevano, si sono preoccupati bene di presentare una raccomandata con delle precise condizioni, eventualmente per accettare il passante. Noi abbiamo strade intasate, non abbiamo vie di collegamento, ci fanno i caselli delle periferie, il quadrante nord affoga. Ecco che da qui nascono le prime resistenze negli incontri che si fanno in provincia, dove si cerca di propagandare questo, diciamo, passante. E qui devo dire che dopo le varie reazioni, le varie domande sui numeri che non reggevano, sul fatto che fosse una soluzione trasportistica dove i numeri non c'erano, nasce veramente un capolavoro della sinistra, lo dico perché non è un fatto politico ma un fatto oggettivo. Negli ultimi 20-30 anni in provincia di Bologna sono state fatte circa 170 aree produttive, 150.000 bolognesi si sono portati fuori dalla città. Non ci sono linee servite al trasporto urbano, la mobilità urbanistica è stata totale. Attenzione, qui nessuno fa autocritica, magicamente l'ha provata. Signori, è cresciuto il pendolarismo in provincia, c'è molta richiesta di auto, dimenticandosi che verso la periferia sono stati spinti e non guidati. Le strade che mancano è sempre, fa parte del lavoro di chi oggi propaganda il passante che non l'ha fatto.
Però faremo bene, è l'ultima opera che faremo, la mitigheremo, un grande fiume verde, poi nascono addirittura le serre per mitigare questa cultura, l'assessore Montero della provincia, faremo tante serre intensive, quindi non ci si preoccupa del discorso del territorio e si va avanti come se nulla fosse. Noi qui non ci abbiamo creduto, arrivo un po' a stringere perché specifica quello che abbiamo fatto. Il 398 non lo prevedeva il passante e ne ha fatto un esposto alla Procura della Repubblica, perché noi eravamo certi che gli interventi di breve e lunga durata dovevano essere nel sede del tracciato attuale e l'ossatura che veniva chiamata passante si doveva chiamare grande trasversale di pianura ed era dentro il PRIT, pari pari. Il CPU della provincia di Bologna, procedimento 2004, ci dà ragione, dice ha ragione il comitato, nel PRIT il passante no. Relazione 10.031-2004 e ferma in procura, devo vedere per quale motivo è ancora rimasta lì. Arrivo invece ai giorni nostri e del perché siamo contrari al passante nord. Nel 2003 la comunità europea, sollecitata da Legambiente, chiaramente parlavamo dell'affido diretto di quest'opera che si voleva dare a società autostrade, interviene in Europa, senza bando di gara non si può fare, l'Europa stoppa questo meccanismo. Nel 2004 abbiamo l'uscita del progetto Pizzarotti in fase, che anche in questo caso lavora con il project financing, però è privo di mitigazioni e non risolve il problema dell'indennizzo dell'autostrada. Stiamo parlando di 400 circa milioni di euro, calcolati allora naturalmente nel 2004. Poi abbiamo una sorta di torpore, che è un torpore pericoloso, perché quando non si parla si va avanti a fare delle cose. Infatti 2005, 2006, 2007, fino al DPF del 2008, si lavora per cercare di, tra virgolette, aggirare questo vincolo che ha messo la comunità europea. Bisognava lavorare per aggirare l'inflazione. C'è un vario via vai verso l'Europa, Lunardi, Di Pietro, Prodi, Berlusconi, Matteoli. C'era una precessione perché questi qua non ci lasciano fare sostanzialmente quello che noi vorremmo fare. Quindi mi ha fatto abbastanza antipatico. Però attenzione, arriviamo al sodo. Quello che si riesce a fare, andando a riscrivere il regolamento delle concessioni, apre la strada alla spinta sul passante. Nella voce altri investimenti della Convenzione 2007 si cerca di far entrare il passante nord, ma non è scritto passante nord, si parla di altri investimenti. Il Comitato ripresenta di nuovo ripetuti esposti alla comunità. Nel 2008 comunque la terza corsia dinamica viene fatta, risolve, pur spendendo molto, di gran lunga il problema delle autostrade, però lascia inalterata la tangenziale, che è il vero problema. Arriviamo alle ultime strette per capire perché la cosa non funziona. Nel 2012 si comincia a parlare di un passantino corto, in virtù di quello che l'Europa aveva detto, che il passante deve essere un'opera ausiliaria, l'autostrada deve rimanere dov'è. Si comincia a ragionare su due corsie, un passante corto di 30 km, 33 circa, non c'è la banalizzazione e qui andiamo a scardinare uno degli assi importanti del passante, è fatto da autostrade, mentre invece è stato richiesto dalla provincia e dalla regione e gli unici che non sapevano nulla erano i sindaci. Ce l'hanno detto un po' bene, quindi sono anche qui presenti. Intanto però escono che qui nasce il problema. Tre studi di fattibilità, 2010, 2012, 2013, fattibilità e studi trasportistici della società autostrade che stroncano l'opportunità trasportistica del passante, non risolve i problemi del traffico veloce, nero su bianco. A questo punto Ministero delle Autostrade arrivano però a dicembre 2013 a completare la convenzione unica. Nella convenzione unica ci sono dentro tutti i lavori di ampliamento e ci si infila al passante 1.280 milioni di euro. Arriviamo alla vergogna del 2014, quella che abbiamo chiamata vergogna, perché l'accordo firmato a luglio del 2014, espressamente da persone a fine mandato, vicepresidente della provincia, assessore regionale, che anche quello era già ricaduto, presenta un qualcosa che veramente annulla quel poco di buono di trasportistico che poteva esserci nel discorso del passante del 2003. Ed è un pasticcio perché cerca di accontentare l'Europa che dice fate qualcosa ma vi dovete mantenere l'autostrada dov'è. Devo raccontare ai cittadini che potranno respirare meglio e qui la cosa non è molto facile
e Autostrada dice guarda che peggioriamo l'efficienza della rete bolognese. Quindi siamo ben lontani dalle voci che si sono sentite sulla stampa che il passante nord avrebbe risolto il problema della tangenziale di Bologna. No, ha due corsie e alto 3,80 m, 38 km, non ha la banalizzazione, penalizza il flusso. Se succede un qualcosa, qualche incidente, non cambia nulla, perché il passante, numero di autostrade, allontana l'11%, quindi il 90% rimane dov'è. Quel 90% è rallentato, quindi siamo cornuti e mazziati, come dicono loro. Questo è un po' il fatto che a noi ha fatto dire, ma che cosa stiamo facendo? Dobbiamo pensare a delle soluzioni alternative che il Comitato ha pronto, che dopo presenteremo. Vado a chiudere. Noi ci siamo dati da fare per informare i cittadini. Bologna non sa quasi nulla. Ha in testa quel passante 2003 che fa 4 corsie per l'arco della tangenziale. Non è vero. Avrà 3 corsie. Non è vero. Allontanerà il 40% di traffico. Non è vero. Qui sono tante cose. Se c'era un imputo su Bologna, noi riproduciamo il medesimo imputo spendendo 1,4 miliardi di euro. Una follia metropolitana. Cosa dobbiamo fare? Noi vogliamo che qualcosa si faccia. Dobbiamo aiutare i sindaci e il Comitato si sposta nei consigli comunali. Abbiamo avuto un grosso incoraggiamento a Castelnaso. Castelnaso ha fatto discussione, è arrivato a produrre una posizione contraria al passante nord, ma non perché l'ha chiesto al Comitato. Il Comitato ha portato discussioni ed eventi di numeri e ha detto no, il passante nord non è la soluzione. Dobbiamo fare qualche altra cosa, che sia la proposta del Comitato o altre cose, basta fare qualcosa ma non il passante. Attenzione all'altra cosa, il Comitato si muove per non far perdere neanche i soldi, perché l'obiettivo è che qualcuno dice, ma se facciamo qualcosa di diverso dal passante, perderemo le risorse che sono state accantonate. No, non si perderanno. L'articolo 14, che è scritto sotto la voce altri investimenti della Convenzione, lavora su interventi proposti dalle giunte regionali e il Ministero approva. Se la Regione, il Governatore Bonaccini, i sindaci, a cui noi daremo tutte le informazioni necessarie, fanno finalmente una presa di coscienza su qualcosa che non funziona, si può benissimo ritrattare il discorso e portare a casa quello che sono i risultati di mantenimento per le imprese, farle lavorare. Non è vero che il passante può aumentare il lavoro, ma dà comunque del lavoro alle imprese. Cosa stiamo facendo noi? Arrivo alla chiusura. Noi ci siamo dati da fare per fermare quest'opera che da luglio è partita e a febbraio bisogna essere pronti col progetto preliminare. Mentre noi parliamo ci sono delle escavazioni in giro o dei furgoni che fanno rilevamento dell'aria pronti per preparare la via e la base. Noi questi dati li abbiamo tutti. Il tavolo deve stare fermo. Quello che hanno firmato, cari sindaci, va stoppato. Hanno fatto una svendita totale di Bologna e dei suoi cittadini. Segnalazione alla UE in adempienza, esposto alla Corte dei Conti documentato, esposto alla Procura della Repubblica e lavoriamo con ANAC, e chiudo, che in questo momento ha fatto una presa di posizione forte. Con il decreto Sblocca Italia si sta cercando di entrare nel meccanismo delle concessioni per allungarle favorendo chi propone degli investimenti, saltando il bando di gara per le concessioni. Entro il 30 giugno 2015 il pericolo è che le autostrade presenti solo questa soluzione, mentre ce ne sono altre, e si va avanti sul bando. Fermiamoci, abbiamo la possibilità di farlo. A questo punto io mi fermo per l'intervento di contrasto l'intervento della proposta e il valore aggiunto che il Comitato mette sul tavolo. Grazie al candidato. Giornalisticamente si può dire in modo cosa che certamente è una gestazione comune, passando no, avete sentito 12 anni. Vogliamo sentire però i costruttori, quelli che così semplicisticamente, giornalisticamente si chiamano così,
Presidente Vega, prego. Dunque, grazie. Vediamo se riusciamo a fare alcune questioni. Io però ho una cosa che per noi è molto importante. Serve o non serve? Perché no. No, cioè, io penso questo. Già recente, andiamo anche da metropolitana, ma perché credo che ci dobbiamo ricordare tutte alcune cose. Perché gli errori fanno la democrazia si rifà. Dicevo allora, prendo l'esempio della metropolitana, se avessimo fatto la metropolitana come gli autobus che vanno avanti e indietro per una meravigliosa strada maggiore libera, avremmo un centro storico probabilmente più conservato, spenderemo meno manutenzione per le strade. Cioè, fare infrastrutture significa in qualche misura mettersi avanti in un percorso di manutenzione e di conservazione della città. Secondo noi la serve. Direi che il ore più o meno è intasato. Noi abbiamo una soluzione, capisco le ragioni, capisco anche il sentimento di quello che guarda il tempo, la tangenziale per quanto i 5 la struttura non si viene a lavorarci, provate a immaginare quanto combustibile si è bruciato a poco, per non parlare di alcuni giornali, per non parlare di incidenti che possono alcuni giornali per rischio quelle che una la banalizzazione in realtà c'è. Nel senso che questo sarà un strada siamo aperti chiedo in principio è la nuova tangenziale. Se noi oggi come oggi fossimo qui a decidere se la tangenziale che noi oggi utilizziamo tutti i giorni fosse utile o meno, probabilmente i nostri quindi probabilmente quello diventerà il percorso di attraversamento di un territorio che si dà un'infrastrutturazione istituzionale e territoriale moderna. Poi contro la modernità possiamo essere tutti, però viaggiamo, vediamo tutti come si in certi paesi, diciamo, forse più, come dire, non so come dire, probabilmente alcune regole di utilizzo anche di infrastrutture si vive meglio. Quindi io posso dire onestamente se il tracciato che mi risulta democraticamente deciso dai rappresentanti del nostro territorio 15-20 anni fa, democraticamente determinato attraverso mediazioni, io ricordo Giacomo Venturi come una persona che ha dato mediazione per tanti anni, di cui ci ha creduto e ha investito tempo e come dire, energia su questa infrastruttura, a mio avviso coerentemente. Peraltro devo dire che esiste una pianificazione territoriale provinciale che c'è di tracciarla nel 2004, che tracciava già passante, per cui il piano territoriale provinciale prevedeva l'inserimento e la realizzazione del passante con tutto un dimensionamento territoriale conseguente. Lei l'ha citato, ma lo aggiungo. Ecco, io non so se quello è tracciato giusto o quale. Io capisco le vicende, le polemiche, però credo che si debba tornare ad un ragionamento concreto. Serve o non serve? Cioè la tangenziale, voi frequentate la tangenziale alle 8 del mattino, alle 5 del pomeriggio, perché se no non siamo le persone giuste alle quali chiedere se serve o non serve. Poi con diciamo sulla burocrazia ci costruiamo polemiche, discussioni anche credibili, anche sostenibili, non è per me. Però non credo che diamo delle risposte concrete a chi alla mattina va a lavorare e alle 8 purtroppo attraverso la città. Questo è un dato di difficoltà, qualcuno dice che è così, io sono dispiaciuto, ma ci risulta che sia così. E lo è. Quindi sulla valorizzazione ho già detto. Sul disegno, non lo so se quello è il percorso corretto o non è corretto, troppo lungo, troppo corto, mi risulta che sia una mediazione, naturalmente capite, una mediazione così complessa. Se la facciamo passare dal territorio quant'altro diventa un'altra di quelle opere che non si fa mai, perché
perché purtroppo come dire, la politica deve anche assumersi responsabilità e decidere una visione del territorio. Non possiamo immaginare tutti i giorni di cambiare idea, no? La città di cambiare idea, sempre in ordine alle burocrazie. Però la burocrazia si ripete, non ci andiamo più, andiamo là, cambiamo idea e non si fa nulla. Per l'amor di Dio, vi rammento che la metropolitana, le risorse della metropolitana di Bologna sono state investite nella metropolitana che stanno costruendo Brescia. Saranno forse loro stupidi, non saranno stati intelligenti, non lo so, forse loro non avranno mezzi pesanti a qualche anno nel centro storico e non li avremo a cuore. Io vi ricordo che i bastioni che pesano delle tonnellate non fanno bene al centro storico della nostra città. Però non creano un senso, mi rendo conto che uno preferisce tenere lo status quo perché ci sono mille ragioni. Ultima considerazione, poi completato, il dimensionamento. Allora, è vero, anche noi crediamo che due corsie di marcia nella passati siano assolutamente sufficienti, soprattutto se vediamo che da Imola si fanno corsie, eccetera, eccetera. Quindi c'è sicuramente un tema di dimensionamento che va portato avanti con forza. Si può migliorare sicuramente il tracciato, si possono migliorare tante cose, però ora che ne parliamo, ora che decidiamo, non si farà neanche questa. Forse una vittoria, anche questa non farà. Noi crediamo che in futuro questo possa diventare invece un errore politico, di visione politica, non di consenso quotidiano, perché sono convinto che in fondo se non si fa, tutto sommato, poi si va avanti uguale. Ma fra qualche anno che cosa potremo dire? Questa è la nostra ragione. Poi, molto democraticamente, molto civilmente, molto, come dire, anche, siamo in un libero confronto, ma molto sereni, ma riteniamo che potrebbe, tra qualche anno, essere un errore perché le grandi aziende, purtroppo la competitività di un territorio ha tanti ingredienti di mobilità interna, ha mille ingredienti, mille situazioni che credo neanche un territorio possa gestire tutte le insieme. Però ce ne sono alcune, che sono quella della fruibilità, che sono quella del collegamento tra tutte le eccellenze del territorio, che non si parlava del cosiddetto mover, che non si farà alla fine perché se vogliamo parlare con tutti ci divertiamo, intanto non lo penseremo mai, tutti nella stessa maniera. Allora il confronto va bene, ma le decisioni devono essere prese. Poi la democrazia vuole che chi viene eletto coerentemente deve portare avanti un disegno, se no diventa il nulla a cui si aggiunge la nulla. Grazie. Grazie, grazie a Luigi Legante. Considerazioni di buon senso, direi, perché la domanda forse ha messo il dito nella piaga, magari che sentiremo poi il comitato come rispondere, nel senso serve o non serve, perché ricordo anch'io. Il ministro dice lo dico perché credo che sia vero, è probabile che se non si realizzerà, cioè non è che possiamo dire la società autostrada, mettete di lì, mettete di qua, la società autostrada ha una sua politica, un'azienda, decide quello che crede e come crede. Lo dico perché non è che possiamo cambiare le cose. Potrebbero potenziare le 45, che sono le toghe di centralità. Potrebbe essere l'ultima occasione, appunto dicevamo, dopo il comitato risponderà. Io ricordo semplicemente, giornalisticamente sempre, che proprio la settimana scorsa, lo sapete tutti in sala, negarlo, si è ribaltata una cisterna di GPL sulla tangenziale, purtroppo la persona è morta, la cisterna viaggiava sulla 14, era fatto il salto di carreggiata, la città è stata bloccata, Bologna è stata bloccata per un giorno, e lo sapevano tutti, anche quelli che facevano i viali di San Marco. Io vorrei sapere anche il sindaco di Calderara e quindi se siede anche l'amministrazione, viene diretto. Mi alzo così mi vedete anche in fondo, anche perché non sto per poter interagire con le persone. Allora, ma io mi vengo a rappresentare la posizione che non è soltanto del sindaco di Calderara in questo momento, nel senso che l'obiettivo che mi prefiggo è quello di raccontare un po' la posizione di tutti i 10 sindaci, ma soprattutto diciamo quello che è il nuovo lavoro che mi aspetta in questa nuova veste di consigliere delegato alle infrastrutture della città metropolitana. Quindi, noi chiamiamo assessore sbagliando, però sarebbe l'assessore. Sì, senza un po' d'accordo, questa nuova visione diciamo, di questa politica che deve essere fatta in maniera complessa. Ma io partirei dicendo questa cosa, che io vorrei parlare proprio di città metropolitana, non vorrei più parlare né di Bologna né dei comuni della provincia, e vorrei parlare del fatto che noi dobbiamo essere in grado oggi di porre al centro dell'attenzione
quella che vogliamo che sia la città metropolitana da qui a 50 anni. Perché se ancora noi vogliamo guardare quello che è stato ieri, probabilmente facciamo un errore. E allora voglio utilizzare alcuni spunti, sia quello che ha detto Gianni Galli, che oramai l'ho già sentito più volte, è stato il consiglio comunale anche a Calderara, ma quello che ha detto anche il presidente Melegaro, perché sono due visioni, però tanti aspetti che secondo me è bene che si comprendano, perché la posizione dei sindaci in questo momento non è una posizione di responsabilità, non è nemmeno una posizione ideologica e costruita in maniera per fermare l'infrastruttura, perché noi pensiamo che così facendo e utilizzando in maniera strumentale gli organi di Stato possiamo fare questo. Non è così. Non è così, ma noi cosa abbiamo detto? E qual è stata un po' la storia dal 2012? Io sono sindaco dal 2009, però è vero che dal 98 che si parla di questi cose. Ma la storia è la seguente, cioè nel 2012 quando si torna a parlare di cose, è di nuovo al centro di infatti, questo accordo che per la verità è stato firmato nel 2014 con tutta una serie di ipotesi che vengono avanti sul tema del tracciato. E fino ad arrivare a quella che è la stesura definitiva del tracciato che oggi è allegato all'accordo che è stato sottoscritto a luglio del 2014. E anche questa modalità condotta la trattativa dal 2012 al 2014 ha, a nostro avviso, parlo sempre al plurale, non consentito di lavorare adeguatamente a questo progetto, perché siamo partiti, come diceva Galli, dal fatto che alla luce di quelli che potevano essere i suggerimenti o quantomeno le indicazioni agli enti locali, che aveva detto che doveva essere corto una serie di per capire questo tracciato avesse di nuovo quello che era il progetto originale del 2003-2006. E quindi si è partito da un passantino, nel senso che era molto corto e che non è vero che si sia passato ancora più corto. Niente, devo dire la verità, questo passantino ha un cittadino con esempio di e almeno in Brasile al mare proprio strade che è un passante di traffico a quale è andato la ruota comunque l'ente locale momento, però in maniera ancora non sopportabile e quindi da quel momento in poi è partita una serie di enti locali per cercare di capire quello che poteva essere il tracciato definitivo però sarebbe quello verdino, quello rosso più antico, quello blu, quello verdino, mentre quello verde fosforescente sarebbe il tracciato. Insomma, cosa succede? Che quindi ci viene chiesto lo sforzo rispetto a questo tracciato e questo porta qui dopo gli enti non sovraordinati a comporre una trattativa con Autostrade. Cos'è che a noi come dire, non è andato bene in questa fase? Il fatto che noi non abbiamo potuto collaborare, cooperare nella stesura di questo accordo che è stato sottoscritto. E che per quanto ci riguarda è molto limitante su alcuni aspetti, a partire anche dal quadro economico di riferimento. Il passantino dei 32 km che Autostrade aveva delineato aveva un costo stimato di Autostrade di 1,4 miliardi.
e il passante di oggi ha un costo stimato, ma un costo previsto di 1,80 miliardi. Per cui già questi aspetti qua ci hanno messo in difficoltà nel momento in cui noi abbiamo letto l'accordo sottoscritto il 29 di luglio, perché anche questo quadro economico potesse consentire la realizzazione di una buona opera. Questo non è l'unico limite, quello che diceva il presidente Menegari è un altro limite, cioè il fatto che il passante non sia due ma tre corsie. Perché rispetto a quelle che sono le infrastrutture moderne, se veramente, a prescindere dai discorsi di carattere ambientalistico, si vuole ragionare su un'infrastruttura di grande portata, di carattere nazionale, si parla di snodo nazionale, è evidente che le due corsie possono essere limitanti e potremmo avere non un'autostrada ma una tangenziale, no, la definisco così. Quindi questi aspetti qua ci hanno posto nelle condizioni di avviare, dopo la sottoscrizione dell'accordo di luglio, una serie di, non dico trattative perché ormai erano già concluse, ma di spunti, di stimoli, di riflessioni a un dibattito che stava andando avanti. Ci tengo a precisare, questo l'ho detto anche il Consiglio Comunale a Calderà, che a prescindere adesso anche da tutti i dibattiti che noi stiamo facendo in questa sede, l'accordo di programma individua in autostrade il soggetto attuatore dell'intervento e il soggetto che si è incaricato di realizzare la progettazione preliminare per il passante nord. Quindi è un soggetto che si è obbligato a 8 mesi dalla sua sottoscrizione a fare questo lavoro che si concluderà nell'estate del 2020. Quindi noi in questo momento ci siamo inseriti all'interno di questo percorso che era già avviato dal punto di vista dell'iter e io penso che gli enti locali stiano facendo una parte molto importante. Perché con questo ritorno al discorso iniziale, o noi pensiamo che un'infrastruttura di questo genere abbia una valenza metropolitana, quindi individui, intercetti, anche quelle che sono le possibilità di sviluppo della città che oggi stiamo progettando, non nel 2003, che oggi stiamo progettando, allora forse stiamo facendo un'opera che serve. Cosa voglio dire con questo? È nel dibattito, e penso che anche gli interlocutori qui a sedere questa sera siano favorevoli alla realizzazione di questa grande infrastruttura, uno dei progetti più importanti sul quale il Comune di Bologna sta puntando oggi è la realizzazione di Pico. Ecco, Pico che sarà sicuramente un punto di riferimento importante, ma che adesso Gianni già ne mette di nuovo la cartina di prima col bracciato, ma non è lungo il tracciato del passante, no. Questo è per spiegare che cosa? Che se noi vogliamo realizzare un'infrastruttura dobbiamo capire anche quali sono gli aspetti che ci caratterizzeranno da qui al 2050. Questa infrastruttura è sufficiente a fare questo? A nostro avviso in questo momento, se non vengono poste in essere le richieste che gli enti locali hanno evidenziato, potrebbe trattarsi limitante. Quindi quello che voglio dire, Presidente Menegari, noi non stiamo dicendo che eravamo contro a prescindere dal passante, no, stiamo dicendo che il progetto, così come si sta sviluppando, è un progetto molto limitato. E le opere che stanno chiedendo il territorio in questo momento, io non sto controllando il mio tempo, scusatemi, fatemi cenno, fate qualcosa. Io concludiamo. Sì, sì. Le opere che stanno chiedendo in territorio in questo momento non sono opere compensative, la dico così, alla vecchia maniera. Cioè, in anni passati, quando anche dal punto di vista economico lo Stato era disponibile a finanziare più opere, il territorio in genere, diciamo anche per il sacrificio che subivano, chiedevano opere compensative che sarebbero state a vantaggio della collettività. E quindi in molti casi, quando per esempio si sta realizzando tuttora la variante di Farico, molti comuni hanno ottenuto la reputazione di scuole, palestre, eccetera, eccetera. Ecco, i 10 sindaci in questo momento non hanno chiesto nulla di tutto questo. Hanno chiesto di fare opere complementari di carattere viario che possono risolvere quelli che sono i nodi strategici che, peraltro, persino il Comitato sottolinea che a Bologna non hanno trovato compiuta realizzazione. Uno è l'intervento di pianura, considerato l'intervento primario, la viabilità provinciale e oggi metropolitana. Un altro è il completamento della trasversale, un altro è il completamento dell'occhio della lungosale, insomma una serie di viabilità che in questo momento, se noi non realizziamo all'interno, io dico così, che la zona sud del passante nord, noi rischieremo di andare a intasare l'ambito provinciale e non faremo un'opera che probabilmente ha carattere strategico. Allora, per utilizzare le stesse parole del Presidente Legali, se non si fa potrebbe essere un errore, ma se si fa e si fa male potrebbe comunque essere un errore.
Quindi questa fase qua a noi deve servire per fare le cose e farle fatte bene. Grazie. Grazie al consigliere Sas che hanno creato questa occasione di confronto, grazie anche ai cittadini intervenuti, perché credo che la partecipazione alle scelte del futuro del nostro territorio sia importante. Un'industria Bologna rappresenta circa 2.000 aziende che sono insediate nella provincia, imprenditori che sul funzionamento di questo territorio investono. E se questo territorio non funziona, ovviamente viene meno anche il valore economico di questo territorio. Dico questo perché in questo dibattito si è parlato molto del tema del passante nord come infrastruttura dedicata alla decongestione della provincia, ma non si è parlato del passante nord come asse strategico sul quale la provincia e le politiche urbanistiche degli ultimi 20 anni hanno collocato tutte le scelte, perché quando piano territoriale di coordinamento provinciale, che è il piano rispetto al quale vengono approvati poi tutti i piani dei comuni. Bene, questo piano decise che tutte le aree industriali, e sino a quel momento le aree industriali erano state collocate sul territorio a pioggia, ogni comune aveva la sua piccola area. E questo fu uno degli elementi che ha portato in crisi questo territorio. Si è detto chiudiamo quella stagione e d'ora in poi facciamo le aree industriali solo vicino alla viabilità sovracomunale, per non andare a invadere quella rete della viabilità locale che è già in tasca. Si decise quindi di fare il passante nord. La provincia e i sindaci hanno condiviso questa scelta, ha collocato le maggiori aree di sviluppo che sono chiamate aree industriali di importanza sovracomunale tutte all'esterno del passante nord. Se noi non facessimo più il passante nord, quelle aree industriali rimangono in piano e per raggiungerle utilizzeremo la viabilità locale, che quella si è già. Quindi, primo punto, il passante nord serve non solo per il decongestionare, ma perché è l'asse portante dello sviluppo che questo territorio ha scelto in questi anni. Se non si fa il passante nord, bisogna ripensare a tutta la pianificazione urbanistica degli ultimi 10 anni. Questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Detto questo, è vero che quando uno fa una scelta, gli imprenditori, questo lo fanno tutti i giorni, deve cercare di farla il meglio possibile, tenendo conto delle condizioni date. Ora, è evidente che quando l'associazione espresse sin dall'inizio, un'industria sin dall'inizio espresso per favore al passante nord, la soluzione che preferiva è la soluzione iniziale, che è quella che ancora oggi è dentro il piano della provincia. Quindi una soluzione che prevedeva la completa banalizzazione dell'autostrada all'interno della tangenziale e quindi spostava all'esterno il passante e l'autostrada. Certo che oggi ho sentito dire non possiamo non fare il passante nord e possiamo in alternativa fare qualcosa. Se non facciamo il passante nord, sicuramente il territorio provinciale entra in crisi, perché le scelte che abbiamo fatto vanno in quella direzione. Vorrei ricordare che quando fu deciso il passante nord fu fatto un'analisi della pianificazione
riqualificazione delle infrastrutture del nostro territorio sin dall'inizio. E vorrei ricordare che il Comune di Bologna ha una serie di infrastrutture cosiddette annulari. Partiamo dagli archi di circonvallazione, arriviamo alla tangenziale e forse anche alla trasversale di pianura. Bene, tra gli archi di circonvallazione e la tangenziale era previsto, e si chiama asse dell'89, perché l'avevano previsto nel piano regolatore dell'89, un altro anello che guarda caso, il piano regolatore di Bologna, che oggi si chiama piano strutturale comunale, recuperò, però purtroppo oggi non lo possiamo più realizzare, perché nel frattempo su quel tracciato sono state fatte delle costruzioni. Il pericolo che corriamo con il passante nord è lo stesso, che se oggi noi non lo realizziamo perché vogliamo rimetterlo in discussione, quando poi ci troveremo che i problemi saranno irrisolvibili, non potremo più realizzarlo, perché così come è stato per l'asse dell'89, il suo percorso è stato compreso. Io per adesso mi fermerei qui. Grazie. Grazie. Grazie di Confindustria. Allora, torniamo a dare la parola al Comitato, questa volta parla Severino Rodini. Al Comitato chiedo concisione, perché così possiamo fare conto e risposta e probabilmente anche in sala si segue meglio. Allora, mi dicendo, buonasera a tutti, io sono contentissimo stasera di essere qui, perché è la prima volta che riusciamo ad avere un confronto con il sostenitore del passante nord. Fino adesso lo abbiamo invitato, mi siedo sempre questi studio, diciamo, di altri. Grazie di essere qui. Detto questo, vorrei subito dire che quello che ha detto il signor Marigali e quello che ha detto il signor Brunelli sono il paradigma della disinformazione. Cioè, le hanno proprio messe dentro tutte. Le loro posizioni furono espresse da allora sostenitore del passante nord, ormai scomparsa dalla scena politica, e furono stroncati impietosamente, tanto che non li tirarono più fuori. Se volete, anzi stasera faremo un'altra opera di informazione. La cosa che vorrei dire a Brunelli subito è, lui ha parlato come se la pianificazione che è derivata dal PCP fosse il Vangelo, quindi se non si fa è un male, e quindi se poi il passante nord, allora il passante nord si deve fare. Ma chi ha detto che questa pianificazione diciamo è sul tavolo della legge? Io vi ricordo, e qui inizio il mio intervento, che la regione di Emilia Romagna è stata famosa nel passato proprio per la sua pianificazione territoriale, però è durata poco, perché il nocciolo di quella fama derivava dal fatto che si decise di regolamentare la pianificazione territoriale e non di lasciarla allo stato selvaggio. E questo è stato fatto, tanto è vero che adesso ne abbiamo una delle regioni state più costruite con il caos politico maggiore, però tutto regolare, niente che così. Ci si è dimenticati che io per fare avere la volontà di regolamentare bisogna anche delle buone idee, e queste purtroppo non ci sono state, per un certo meccanismo, perché non si è mai fatto un concorso di idee quando si volevano fare delle grandi opere di ogni genere che interessavano tutti, che non era una questione di partiti o di spiegati. Poteva essere il momento proprio di tirare fuori le migliori. Invece molte di queste, quasi tutte queste opere sono state portate avanti a scatola chiusa, già confezionate, e con una granitica fedeltà elettorale sono state tradotte sul territorio, e devo dire l'opposizione è stata un'opposizione quasi insignificante, e noi abbiamo il nostro territorio costellato di errori di pianificazione, errori che anche il PCP, che lei ha citato, ammette. Il PCP dice, oddio, è esplosa la città, non è esplosa, avete sbagliato la pianificazione, e quindi ci ripropongo delle soluzioni. Ma non è che il passante nord sia stato messo dopo nel PCP, è nato prima nel PCP, quindi il PCP è stato adattato al passante nord.
Quindi già questa è una disinformazione da poco. L'altra disinformazione, che ha detto soprattutto Medegari, è questa. Se non si fa il passante no, vuol dire che la gente vuole che la tangenziale rimanga intasata. Questa è una bugia, perché sarebbe vero se non ci fossero alternative. Noi fin dall'inizio non siamo mai stati del no e basta. Questo è ora di smetterla di dirlo. E quindi è ora di finirla proprio. Questa è disinformazione. Noi ci siamo fatto carico del problema, contrariamente ad altri comitati molto più noti del nostro, e abbiamo detto fin dall'inizio, dovete convincerci che non ci sono altre possibilità, altrimenti questo problema va risolto, potrebbe risolvere il passante no. Noi ci abbiamo pensato in un altro modo, perché il caso passante nord sono due modi di pensare al confronto. Noi abbiamo tenuto conto di prospettive del futuro, di vincoli dell'ambiente, il fatto che siamo in un mondo finito, siamo il diritto dello sviluppo, pongono, e oggi giorno, tutti i giorni se ne parla, bene, voi invece state guardando ancora indietro. E questo che io mi dispiace constatare, e se la classe imprenditoriale bolognese è rappresentata da questa lungimiranza, capisco anche perché stiamo andando a montare. Questo, se ho capito bene, è il vostro progetto alternativo. Io riusciamo a presentarlo? Certo, perché noi ci siamo fatto carico. Tolleriamo che si venga detto che chi non fa il passante nord vuole il male della città, perché noi abbiamo pensato esattamente il contrario, ed è una soluzione che secondo noi è molto migliore, più all'avanguardia, rispondete a tutti i principi che oggi si stanno affermando nel mondo, come pianificazione territoriale, mentre gli altri sono superati. Andiamo avanti, la sostenibilità, eccetera, eccetera. Io vorrei ricordare soltanto questa curva, che rappresenta in un mondo finito come il nostro, diciamo così, il destino di qualsiasi cosa che sta aumentando. Nei primi tempi per le modi reale, la prima parte della curva. Quindi,
presentato non solo, ma con l'altra versione noi pensiamo di rendere permeabile la tangenziale anche dove adesso non è permeabile. Queste sono le animazioni. Se si facesse per esempio quello che noi diciamo, un trasporto in sede propria a lato della tangenziale, noi andremo a colmare quello che è il collegamento tra le linee radiali del servizio ferroviario metropolitano. Abbiamo da dire che il servizio ferroviario metropolitano aiuterebbe a decongestionare la tangenziale. Non è tanto vero, perché hanno delle direzioni completamente diverse. Una è radiale e l'altra è tangenziale, come dice il nome stesso. La nostra proposta invece di linea ferroviaria intersecherebbe tutte le linee che collegherebbe il trasporto ferroviario del servizio ferroviario metropolitano. La fiera è per un po'. Bene, andiamo avanti. Mitigazioni ambientali. Siccome la nostra proposta costa molto poco, ci possiamo permettere di spendere dei soldi per fare delle reali mitigazioni ambientali in tutti i punti dove è stato costruito delle abitazioni di insediamenti a ridosso della tangenziale. Perché la tangenziale si è passata in mezzo, li hanno costruiti, quindi un'altra lungimiranza dei nostri amministratori. In particolare San Domino è quella che suscita i maggiori mal di pancia. Bene. Non ci possiamo permettere di fare mitigazioni in tutti questi punti, stando dentro al base che dopo vi diremo. Il rilevato entra in SEA. Mitigazioni in rilevato, tra l'altro, potrebbero essere dei luoghi di elezione per testare delle masse consistenti, specifiche consistenti di captazione di energia solare, per rendere autosufficiente tutta la terra dal punto di vista dell'illuminazione e anche di decorazione dei fondi. E poi ce ne rimarrebbe anche. Finisco facendo un confronto di quelle linee faccia a faccia del passante nord e della nostra ipotesi. Si comincia con la lunghezza. Il passante nord, nella nostra versione, sono 38 km. Tra i due punti uguali della nostra ipotesi ce ne sono 22. Il traffico autostradale deviato. E la società autostrada precedentemente l'ha ancora passato, mentre noi avevamo valutato nel 2003 che avrebbe portato fuori soltanto il 20% di traffico a fronte di disincentivi, qui a fronte di disincentivi pesantissimi come limitazioni di velocità, pedaggi, perché non è vero che c'è la pavimentazione, signor Melegari, perché se lei viene da Modena e vuole venire a Bologna, perché abita a Bologna, lei paga 15 km in più all'uscita. E non vi dico poi tutta una serie di pasticci che hanno fatto con i bypass per raccontare all'Europa che abbiamo tenuto l'autostrada al centro della tangenziale. In realtà è un fastidio. Bene, andiamo avanti. Pedaggio sulla tangenziale, il passante nord in tutte le sue versioni la prevedeva, perché altrimenti sul passante nord fare 17 km in più ci sarebbe andato poca gente. E nell'altra ipotesi come prevista. Per la nostra ipotesi sono quindi tre corsie per la tangenziale, tre corsie per l'autostrada, mentre invece per quest'ultimo passante di 38 km, sulla tangenziale rimangono due corsie più dei bypass, quindi non risolve affatto la congestione della tangenziale. Si immagina lei, perché abbiamo tutti la tangenziale nelle ore di punta, e per riuscire a arrivare da questo blocco bisogna arrivare al punto del bypass e andare all'autostrada. E dall'autostrada puoi rientrare in andelato bypass dentro alla tangenziale. Ma stiamo scherzando, è una cosa che per noi fa fastidio, per il punto di vista trasportistico. Poi, le corsie sull'autostrada rimangono due, perché la terza corsia dinamica che aveva risolto i problemi, evidentemente sarebbe soppressa, perché non puoi fare la terza corsia dinamica in cui tu vai improvvisamente ti spolpa una da un jersey, tanto per essere chiari. E poi arriviamo al famoso respiro di Bologna, perché era stato propagandato, facciamo respirare Bologna. Bene, andiamo a vedere questo respiro. La popolazione esposta aumenta con il passante nord, perché chi è a Bologna diminuisce la sua esposizione di una quantità pari circa al 7%, perché non dimentichiamo che a Bologna ci sono 1 milione di spostamenti al giorno, oltre alla tangenziale. Quindi i 20% che viene deviato fuori con i pedaggi sul passante nord rappresentano il 4, 5 o 6% di quello che c'era prima, un respiro a pieno polmone proprio. Mentre invece dove il passante va a finire porta un aumento delle popolazioni,
molto più grande del 50%, anche del 90%, per cui non è proprio questo grande spiro. Considerando poi che siano di serie B, cittadini, contributi o castellano, per l'analisi. Andiamo avanti. Mitigazioni ambientali. Bene. Mitigazioni ambientali per Sant'Enoch non li prevede assolutamente. I signori di San Domenico cosa credono? Per Sant'Enoch non avrebbero niente. Noi prevediamo addirittura di ripristinare il manto erboso sopra la tangenziale, per cui sempre con gli stessi soldi. L'inquinamento totale, signor Negaglio, aumenterebbe perché cosa ci sarebbe un aumento di 25.000 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno e un altro 70.000 tonnellate equivalenti di CO2, cifra confermata dallo studio di autostrade del 2013, abbiamo tutti i documenti. E adesso veniamo alla devastazione ambientale che si avrebbe nella pianura. Noi diciamo che adesso il diritto consumare con un solo metro quadro di territorio agricolo in più di un'area come la nostra, tra le più feste del mondo, il passante enorme distrugge 500. E altri 7.000 ettari vengono divisi per quello che la regione si vanta, l'agricoltura di qualità, il biologico, l'agricoltura di qualità, in un raggio di 1.000 metri da queste strade non, è, non si può fare. Anche se recentemente c'è stata una deregulation, per cui le aziende biologiche possono essere anche all'interno, ma questo è stato proprio quando hanno reso variabile per legge l'Adriatico. In realtà il tipo che vogliono fare il biologico, se tu continui dentro gli elementi, non ti vogliono. Andiamo avanti. Sapete che il nuovo passante sarà alto una media di 3,70 m e dovrebbe avere una escavazione di 3.800.000 m cubi inerti in una regione che si è vantata di diventare l'attività delle cane e di averla regolamentata. Questi sono in più del piano di cane della regione. Bene. Andiamo adesso all'aumento del rischio idrogeologico. Questa barriera che verrà fatta faccio velocissimi un minuto solo, sto cercando di informare, no? Interromperà tutta quella rete che da 2000 anni sta facendo scolare la pianura padana pur con le pendenze minime che ha. Quindi voi vi immaginate con le famose bombe d'acqua i nostri campi come verranno sommersi e quando il campo viene sommerso vanno sfissati. Poi, un'altra cosa che vogliamo dire è il sistema ferroviario, l'ho già detto, integrazione col sistema ferroviario, non ce l'abbiamo in passante no, anche se qualcuno ha fatto l'ipotesi che si dice non è il settore di pensiamo a una cosa, la nostra proposta prevede di poterla fare per stralci, quando abbiamo i soldi possiamo andare là, una specie di luogo di Milano che può fornire occupazione per tempo, invece il passante nord intanto non sarà funzionale finché non sarà finito l'ultimo metro e poi finito lì non si possono aggiungere altre funzioni, proporrà solo danni in campagna. Bene, poi bando europeo, benissimo. Il bando europeo per la nostra proposta non è necessario, perché sarebbe un potenziamento di opere in concessione da parte di società autostrade. La società autostrade è sempre stata favorevole a una cosa del genere, mentre è stata sempre contraria a passante no, perché quest'opera non è economicamente sostenibile. I pedaggi che si ricaverebbero dal passante nord con il traffico previsto avrebbero dei tempi di ammortamento senza considerare la manutenzione di 60 anni. Vado avanti poi e finisco solo. Cantierizzazione. La cantierizzazione da parte della nostra proposta sarebbe minima, quindi è solo interferenza, perché si va tutto dall'esterno, mentre invece qui ci sono 40 km altamente antropizzati che verrebbero per 10 anni sconvolti. Bene. Dunque, abbiamo ricaduto sull'economia locale. Ecco, non vorrei segnare il mestiere agli industriali, ma loro vedono una grande possibilità economica nel passante nord. Il passante nord va comunque a bando europeo e può darsi che loro non vincano questi bandi europei. E le aziende che verranno qua, mettiamo qua subito la Spagna, tanto per dirne una, come avete visto per il TAV, che è maschile, un po' il treno, hanno portato la fattibilità dei loro operai, sono venuti qui con le loro maestranze. Noi invece, se pensiamo che se venisse fatta per stralci un'opera come quella che proponiamo noi, la ricaduta
perché non vogliamo chiamare agli imprenditori. Vorremmo che fosse massima. Pensiamo che abbiamo visto male il puntare sul passante nord. I tempi di realizzazione più di 10 anni per il passante nord, meno di 4 anni per la nostra proposta, tanto è vero che ci dissero in camera carità, adesso ormai lo possiamo dire, quelli di autostrade, se quando abbiamo fatto la terza corsia di anni, cioè abbiamo messo 3 anni con le stesse attrezzature, mettendoci un po' più soldi in doppio, avremmo risolto definitivamente tutti i problemi della tangenziale. Mentre invece sulla tangenziale sono rimasti. Veniamo ai costi. 1.500 milioni di euro, signor Cupriolo ha detto società autostrade, nell'accordo che voi non avete firmato c'è scritto società autostrade mette 1.280 milioni di euro, non una cifra, non un soldo di più, ma stima abbastanza più alto il costo reale, quindi indennizzi, espropri e tutto quanto sarà oltre di 1.280 milioni di euro sarà carico degli enti locali. Tant'è vero che anche il sindaco Merola ha chiesto a Bonaccini i contributi regionali per affrontare questo deficit. Mentre invece, nel nostro caso, sarebbe completamente finanziato. Perché ribadisco ancora una volta, noi siamo andati a Roma, all'ARS, a vedere proprio capitolo per capitolo, questi soldi non sono legati al passante nord, ma opere viarie che possono essere decise dagli enti locali. Tanto perché sia chiara la cosa. Finisco dicendo questo. Noi poi diciamo anche che questi soldi potrebbero essere in parte devoluti al completamento di quelle che noi chiamiamo piccole opere, incompiute, che sono piccole rispetto al passante nord, ma sono così piccole, dal trasversale di pianura 40 anni ancora incompiuta, e per esempio il ponte sul Reno al Trento, già previsto dal piano della mobilità provinciale del 2006, potrebbero essere realizzate subito con costi veramente irrisori, e se è stato calcolato che da solo porterebbero via dalla tangenziale, che era più tasata, circa il 12% del traffico, perché ci sono soltanto due ponti, trasversale, di pianura oppure tangenziale. Finisco dicendo che la nostra proposta non è una proposta, come diceva prima, no e basta, e neanche di quelli che non vogliono bene del territorio. Noi pensiamo di guardare avanti mentre pensiamo che altri guardino indietro. Grazie. Poi se andiamo nella società di trasporti a fare lo stesso convegno, probabilmente
avrebbe un effetto contrario da parte del pubblico. Credo che sia questo un po' il senso. Credo che vada ragionato su questo argomento. È chiaro che chi è fortemente motivato e ha direttamente interessi di un certo tipo su altre, sull'uso meno dell'infrastruttura, ha un certo pensiero. Io questo lo riconosco, però ha chiesto a chi tutte le mattine, purtroppo in tangenziale ci va e manda una carta. Detto questo, mi fermo. Allora, io sono tutti e due consiglieri, poi vorrei coinvolgere anche un altro sindaco che è in platea, Stefano Serlinghi di Castenato. Però io ai consiglieri comunali la domanda gliela faccio diretta. Abbiamo sentito parlare appunto di una gestazione di 12 anni, di ipotesi alternative. Gali non ci spiegherà da quanto tempo stiamo pensando e proponendo questa ipotesi alternativa. E i cittadini penso che siano tutti d'accordo, come dice il presidente delle gare, che bisogna fare qualcosa, ma non oggi, ieri bisognava farla, quindi da fare con grande urgenza. Ecco, possibile che in 12 anni sì, quest'opera non va bene, ma avete avuto tempo per parlare, adesso parlo con voi perché siete di funzione. Ce n'era di tempo per valutare diverse ipotesi. Ma questo penso che sia un corollario della politica in Italia. Quando si inizia a ragionare su una cosa, prima che si parta e si possa in qualche modo iniziare un iter, ormai l'opera è diventata vecchia perché hai perso 20 anni a studiarla, a progettarla, a confrontarti con tutti gli enti, con le conferenze di servizi, tutto quello che ci può essere. Purtroppo non siamo mai competitivi come paese perché ci mettiamo troppo tempo a decidere. Quello che oggi mi preoccupa sul discorso delle infrastrutture, in particolare del passante nord, specialmente per quello che riguarda noi cittadini di Bologna, è la scarsa informazione che abbiamo avuto su questo tema. Quindi anche pochi elementi per decidere se l'opera aveva comunque un vantaggio per il territorio della città di Bologna o invece era un'opportunità sprecata perché con gli stessi soldi si poteva fare qualcosa di diverso che poteva veramente risolvere il problema della viabilità bolognese. Quello che mi rammarica è vedere che ci sono tante altre piccole opere che potevano essere fatte e che oggi potevano dare una lettura diversa dalla realtà, perché abbiamo una tangenziale intasata, ma abbiamo una tangenziale intasata perché comunque ci sono tutta una serie di opere complementari, dal Ponte su Tre, il Quattro Sestrani di Piedmont, il Lungo San, che non sono state fatte. Quindi oggi il clima sia questo. Quindi arriviamo a parlare di passante nord. Ma ci arriviamo perché? Perché il territorio non è riuscito a fare neanche le piccole cose che potevano in questo momento rasserenare gli animi e parlare anche magari con più tranquillità di quella che è un'opera sicuramente più importante, sicuramente più strategica come quella che oggi in qualche modo stiamo qua discutendo. Ma è la politica che deve darsi dei tempi certi e le risposte vere. Abbiamo citato prima l'esempio delle gare del metro, quella è una grande occasione che il Bologna abbiamo perso. Però dobbiamo io pensare che a Brescia avranno il metro e a Bologna no, mi viene una grande con i soldi di Bologna. Pensare che le vettori saranno ancora lo spazio di traffico dei bisogni, non civici, ma creati, si ti fa una gran rabbia, perché vedo la mia città che non progredisce ma rimane indietro, in quella che è una competitività di servizi, allo studente, al lavoratore, all'università, a quello che comunque può comunque scegliere Bologna per qualsiasi motivo. E qui ci metto anche il tema del Promuve. Il Promuve, io l'ho sempre stesato, non tanto per l'opera, ma per come era concepito il sistema finanziario che andava a leggere l'opera. Quindi è un grande rischio per il Comune di Bologna nel affrontare questa cosa che nasce un po' strana. Ma il Promuve, io oggi mi sento di dire che sia il Promuve, perché oggi ci vuole un collegamento vero tra stazione, aeroporto e perché no anche con il sistema finistico e perché no anche se mai non fatto anche con quello che è una grande scommessa di nuovo del territorio di Bologna e quindi di confine. Ma se noi rimaniamo sempre interessati sui no e non riusciamo mai neanche a risolvere le cose semplici che ripeto sono quelle tra 4 di un ponte, di un completamento della non sabbia o di una trasversale di Bologna che da 40 anni che è
coinvolgere i diretti interessati. Se le decisioni vengono prese senza coinvolgere i diretti interessati, nel momento in cui si arriva a vicino alla realizzazione dell'opera, la terra comincia a tornare sui piedi, incide non si sveglia, nel senso che si sveglia e finalmente dopo si parla nel merito di quello che sta accadendo. E per cui credo che adesso, insomma, questa tematica si riesca ad affrontare in maniera molto più approfondita rispetto a quello che è stato fatto negli anni passati. E mi permetto una battuta. È molto semplice. E quando prima è stato detto che siamo contro lo spreco di suolo, questo è un obiettivo che abbiamo tutti, però c'è da dire che in ogni comunità le decisioni si prendono secondo delle regole ben precise. Quando la provincia ha deciso il suo piano, ha consultato il territorio e mi sembra che ci siano voluti circa 3 anni perché all'inizio si sia arrivati alla fine del piano della provincia. In quei 3 anni sono andato a riparlarmi le osservazioni contro il passante nord, non ho visto né osservazioni dei sindaci né di gruppi di cittadini particolarmente organizzati e torno a dire il passante nord nelle nostre intenzioni per come l'abbiamo condiviso non serviva solo a portare fuori il traffico della città ma serviva come serve ancora oggi secondo noi, per poter accedere a tutta una serie di aree industriali che è il futuro sviluppo del nostro territorio. Se non si fa la passante nord, si utilizzerà la viabilità locale. Questo significa che l'impatto sul territorio aumenta, perché sono d'accordo con chi dice ai posti dove uno deve accedere nel minore tempo possibile e inquinando il meno possibile. Il
Passante Nord aveva anche questo obiettivo. Poi che la politica oggi voglia riprendere questo tema, perché io capisco ci stiamo avvicinando anche a scadenze elettorali, però a questo punto non è più un ruolo che coinvolge le associazioni e in particolare un'industria che si mette alle decisioni che la politica vorrà prendere. Però vorrei ribadire, quando qualcuno parla di disinformazione, la pianificazione in questa provincia che abbiamo deciso l'anno scorso, all'inizio nel piano preliminare della provincia, non prevedeva, è stato introdotto con il parere favorevole di tutte le amministrazioni comunali. Noi diamo un parere favorevole allora, lo confermiamo oggi, perché pensiamo che in questo territorio, affinché un imprenditore possa continuare a fare impresa e i lavoratori a lavorarci in quelle imprese, quindi poter fare i loro percorsi, casa e lavoro, inquinando il meno possibile e avendo meno congestione possibile, che ancora oggi il passante Nord abbia un ruolo importante. Un'ultima considerazione: la proposta del comitato, come diceva Dani, ci è stata presentata più volte, non nel dettaglio. Adesso, prima è stato detto che non accettavamo il confronto, che non mi risulta. Dico solo che questa proposta ha un suo senso, ma non è in alternativa al passante Nord, perché coprono e colpiscono due obiettivi molto diversi. Vorrei che fosse chiaro. Grazie, grazie anche a tutti. Io vorrei chiamare qua il sindaco di Castellaso, Stefano, che ha una proposta, l'ha manifestata sui giornali, insomma. Buonasera. Intanto ringrazio tutti anch'io, perché mi sembra che sia opportuno informare su questo argomento, ed è vero che in questi anni purtroppo l'informazione è del tutto mancata. È del tutto mancata perché, se è vero che quando fu studiato il piano territoriale di coordinamento provinciale, dietro al passante Nord, che è quello arancione, giallo, che vedete in tutte le piantine, c'era un'idea di città metropolitana che non è poi stata realizzata, perché è vero che doveva consentire un attraversamento più veloce del nodo bolognese, è vero che avevamo pensato, qui quando parlo di noi, parlo di tutti, una collettività, una comunità, una provincia, avevamo pensato di allargare la città. Allargare la città vuol dire pensare che l'università non debba più stare in centro, creando i problemi che ha il centro di Bologna, vuol dire pensare che la fiera di Bologna, dove oggi forse non va bene, andrebbe spostata. Non voglio dire l'aeroporto per non offendere il sindaco di Calderara, ma forse anche quello. E c'erano i poli funzionali. Poli funzionali voleva dire che pensavamo più lontani dal centro di Bologna anche delle aree industriali, produttive e tutto quello che ci andava dietro. Ebbene, di quel piano non è stato fatto nulla. Adesso stiamo addirittura pensando, qualcuno, qui mi tolgo da noi perché non sarei d'accordo, di raddoppiare la fiera di Bologna, una fiera che sappiamo tutti come va, e qualcuno vorrebbe spendere degli altri milioni di euro per raddoppiarla. Stiamo pensando di fare Fico, che può essere una bellissima cosa forse, ma la stiamo facendo dove? Al capo. Quindi tutto quello che era l'idea di allontanare dal centro i poli sta ritornando indietro. È cambiato il mondo, e siamo d'accordo. Ma allora perché, se è cambiato il mondo, non dobbiamo ritornare ad avere il predominio della politica? La politica deve assumersi le sue responsabilità, e da sindaco di Castellanzo ci tengo a dire che la nostra posizione non è quella del solito comune che dice non fatelo da me, fatelo quello di fianco, così siamo tutti contenti. Ci siamo presi la responsabilità di fare un ragionamento, abbiamo studiato il progetto, abbiamo chiesto alla provincia, alla città metropolitana e alla regione, al comune di Bologna,
di entrare nel merito. E allora il merito qual è? Che il passante nord ideato dal PCP non è quello di cui stiamo parlando oggi. Il passante nord oggi è un'altra cosa. Questo di cui stiamo parlando non è un passante, è un passatello. E come tutti sanno, solo che i passatelli vanno fatti nel brodo, sono bolliti. Questo sta nascendo già bollito prima ancora che venga fatto. Perché due consiglie, pensate quando Dottra pensò alla tangenziale di Bologna, ma se l'avesse fatta una corsia, oggi cosa gli diremmo a Dottra? Noi stiamo pensando di fare un'autostrada a due corsie. Fra 20 anni qualcuno potrebbe dirci, ma come sono stati milioni quei politici che hanno pensato di fare un'autostrada con due corsie? Perché non l'hanno fatta almeno a 4, visto che ne arrivano 4 da una parte, 3 dall'altra, 3 da Padova, arriveranno, insomma. E questo è il primo punto. Il secondo, lei ha citato prima il camion che si è ribaltato perché ha intasato tutta Bologna l'altra sera. Se non si banalizza quale autostrada, la 14, che rimane un'autostrada a pagamento, perché la Commissione europea ci ha detto che se vogliamo dare la concessione diretta all'autostrada per l'Italia, quella deve rimanere un'autostrada, cioè a pagamento. Noi il problema delle autocisterne, degli incidenti che causano Bologna, non lo risolviamo, perché rimarrebbe tutto uguale a prima. La stessa società autostrada, peraltro, dice, come è già stato più volte ribadito, che solo l'11% o il 12% del traffico avrebbe deviato sul passante. Ebbene, noi allora, in una concezione di città metropolitana che vorrebbe tornare ad essere guidata dalla politica, pensiamo che in termini di costi-benefici, €1.280 milioni, che è vero che diventa società autostrade, ma società autostrade si chiama SPA, società per azioni, vuol dire che quell'investimento lo deve remunerare in qualche modo. Le ipotesi che si stanno facendo sono, a parte ovviamente il pedaggio o l'aumento del pedaggio che dovremmo pagare tutti noi poi che usiamo queste arterie, l'aumento del pedaggio, l'allungamento della concessione, che oggi è fino al 2038, invece si parla di allungare di altri 30-40 anni, nonché ipotesi di sconto fiscale. Allora, se il nostro governo fa uno sconto fiscale ad autostrada per fare un'opera inutile, perché non lo può fare a qualcuno che può fare delle opere utili? Centro di Bologna, con la fiera, con l'aeroporto, con Fico, dicono che ci vanno 6 milioni di visitatori, in qualche modo bisognerà che ci arrivino, no? Per cui io penso davvero che il problema di Bologna oggi sia che manca la politica. Oggi bisogna tornare a parlare di politica, bisogna tornare a pensare che ci debbano essere delle persone che se ne occupano e che si assumono la responsabilità di farlo. Allora serve un vero patto sociale fra chi si occupa di politica, l'amministrazione, le imprese, le industrie, i coltivatori, perché è vero che il problema esiste e dobbiamo affrontarlo in qualche modo, ma lo dobbiamo affrontare non con chi pensa che facendo un'opera qualsiasi pur di spendere dei soldi, io non sono keynesiano, no? È tornata di moda la teoria economica di Keynes che diceva pago uno per fare un buco, pago un altro per chiuderlo e così intanto muovere l'economia. Io penso che dobbiamo spendere i soldi, quei pochi che abbiamo, perché ormai sappiamo tutti che sono pochi, per fare cose utili. E serve un nuovo patto sociale. Il primo sindaco di Castenazzo del dopoguerra, e me lo ha raccontato una sua sorella, che purtroppo ormai è mancata, lei, guardando asfaltare la San Vitale, disse: a stuccarà da Reval Strength a Ilustra Fiume. Allora pensiamoci bene e non diamo dei passatelli bolliti d'asfalto ai nostri figli da mangiare. Io farei Galli, Priolo, poi vediamo che ore sono, perché
Gianni, un po' conciso. Con piacere, abbiamo ascoltato per ultimo insieme a Consiglio Menghi. Mi fa piacere che la funzione anche per Federico sia servito, perché ha cavalcato con buona maestria anche molti concetti del comitato. Questo può dire una battuta simpatica. Torno invece al fulcro della serata, a quello che si continua ad insistere nella parte industriale. Non per una polemica, ma per fare una precisazione. Signori, il passante nord non è mica un miracolo. Voi sperate che il passante nord? Cioè, secondo me noi siamo veramente in una asse sbagliata. La pianificazione del PTCP che ha assorbito il passante è stata fatta in un anno, a brucio, nata nel 2003, chiusa nel 2003 per assorbire il passante, perché era al di fuori della pianificazione. Signor Brunelli, quello che contava era il piano regionale integrato di trasporto, la grande trasversale di pianura, è lo stesso tracciato del passante nord. Cioè avete trasformato un insuccesso, facciamolo fare ad autostrada perché non ci sono i soldi. Questa è la verità, che state mistificando come è avvenuto. Io non ho visto gli industriali strapparsi le vesti perché il ponte sul Reno non c'era. L'Interporto, un centro di importanza europea, non ha una rotonda, non ha un semaforo, ma qualcuno qui si deve vergognare. Come possiamo accettare che ci venite a spiegare il futuro, come si risolve il problema della tangenziale? Ma non possiamo affidarvi in questo incarico, ma neanche alla politica. Avete fallito, allora bisogna ragionarci sopra, avvicinare. Noi non siamo contro la politica, basta ma ascoltare. Il fatto di aver avuto il confronto della nostra nel 2004, noi subito con la facoltà di ingegneria di Bologna abbiamo messo a punto quello che l'amico Guidi trasportistica a livello urbanistico, a livello di conto economico e a livello di sostenibilità. Ci hanno invitato a presentarlo nel consiglio provinciale perché c'era pronto un comitato tecnico scientifico. Vogliamo dire come era composto questo comitato tecnico scientifico a cui noi abbiamo vietato di partecipare, perché gli inviti pelosi non si fanno tra persone serie. Diretto dal direttore della provincia, architetto Capo, coordinatore, quello che ha 8-1 e non dovevamo essere l'uno in mezzo agli occhi. Ma vogliamo scherzare? Non vi vergognate, cioè qui veramente è cambiato tutto e hanno applicato regole che non esistevano. Sa cosa hanno inventato? Che da un senso all'altro in marcia hanno allargato il più ne servivano 12 per l'anno. Non hanno detto che non andava perché non potevano farlo, i trasportisti che ci hanno fatto lavorano per loro, hanno però fatto in modo di spanciarlo per aumentare il costo. Un altro progetto, una vergogna. Ecco perché la mediocrità sta da 20 anni colpendo Bologna. Nascono progetti mediocri, non si fanno confronti. La prima volta che un comitato, che è diverso, che fa una proposta, scombina le carte, bisogna affossare il progetto. Questo avete fatto. Quindi dal 2004 ad oggi una mistificazione totale, vai in Europa, cambia le regole, appossiamo quella proposta. No, c'è, è fattibile subito, non bisogna studiare molto. Rimettiamo in modo il discorso universitario, chiamiamo Castellucci e Autostrada, che sono molto bravi a fare il loro lavoro. Questa proposta può vedere la luce molto velocemente e finiamo le opere laterali. Quindi per favore, rimaniamo, il comitato vuole che i soldi mancano, che il problema si risolva e che gli industriali si mettano a fare la competizione con i cinesi che ci stanno ammazzando da 15.000 km, che non è la trasversale di Pianura, che li risolva. No, nel senso che mi sembra che le posizioni siano emerse abbastanza chiaramente e
anch'io dico, sono contenta di poter partecipare al confronto di questo genere. Io dico questo a Nelly, io non sono in campagna elettorale. Siccome non sono in campagna elettorale, perché io le elezioni vado per la parte, quello che spero di poter fare è fare il bene della città. Questo è l'obiettivo che io in questo momento ho e che cercherò di fare fino a che il mio operato potrà essere preso in considerazione. Tante cose, ma quello che dovrebbe essere, dovrà diventare la città metropolitana, si è detto poco, molto poco. Probabilmente ci saranno altri momenti di confronto e avremo modo di sviluppare altre idee e altre tematiche. Ma oggi, si è sempre parlato molto di nodo bolognese a livello nazionale. Io questo lo voglio un po' ricordare, perché oggi abbiamo parlato un po' del problema solo del traffico locale. E sicuramente è un tema, ma non mi accontenta. Cioè, io non posso pensare che in un momento come questo la città di Bologna non entra in un sistema di competitività non regionale ma nazionale. Dico questo perché se vogliamo lavorare all'interno della città metropolitana, Bologna deve essere centrale negli obiettivi anche della regione di Emilia-Romagna, di cui si è parlato molto poco questa sera. E invece io questa cosa la voglio rivendicare, perché è quello che ho detto anche in altre sedi, Bologna non può essere strategica per la regione se e soltanto se c'è il passante nord. Può essere, come dire, una scelta, ma non è sufficiente. C'è il tema che noi dobbiamo porre fortemente al centro del dibattito di come, in un'epoca che è profondamente mutata dal 2003 ad oggi, la competitività si concentra comunque nelle città. Perché nelle ipotesi delle dinamiche demografiche del futuro, ma non forse in Italia, ma nel mondo, saranno le megalopoli a generare le economie delle città. Allora, noi dovremmo cercare di capire come una città come Bologna, che oggi guardate è piccola, perché 1 milione di abitanti non è una città metropolitana, la vera città metropolitana è la regione Emilia-Romagna, che conta 4,5 milioni di abitanti. Allora, come la città di Bologna, anche attraverso le infrastrutture, e io spero che invece l'aeroporto di Bologna va esattamente dove è adesso, ma non per un problema territoriale, nel senso che Caldera è un aeroporto insieme a Bologna, ma io spero di poter generare delle economie e delle infrastrutture, e l'aeroporto di Bologna oggi deve entrare a pieno titolo nel dibattito, più di quanto non sia stato fino in questo momento. Quindi il passante nord è un'infrastruttura, come dire, viaria, è importante, ma secondo me l'SFM, di cui si è parlato poco, si è parlato in maniera, come dire, trasversale, sul quale si è investito comunque tanto, perché sono state fatte 84 stazioni e a compimento saremo 87, ma l'SFM, l'aeroporto, sono due nodi strategici sul quale la città di Bologna dovrà scommettere. E il passante nord, come si colloca per esempio con l'aeroporto di Bologna? Io questo lo voglio, come dire, sottolineare, perché l'aeroporto di Bologna adesso, dico 6 milioni l'attesa, l'aeroporto di Bologna ha dichiarato che vuole andare a 13 milioni. Magari, non so, è una prospettiva di lungo periodo rispetto al master plan aeroportuale, magari arriveremo a 10 milioni, ma oggi siamo a 6 milioni e mezzo. Allora, questa infrastruttura, rispetto anche alle infrastrutture che oggi stiamo pensando, come si riesce a valorizzare? Perché oggi questo è il vettore di adesso, molto importante per la città di Bologna, che ha cambiato le dinamiche economiche anche della città di Bologna, dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista delle attività di logistica, che oggi si stanno insediando vicino all'aeroporto, perché le dinamiche della logistica sono profondamente modificate anche a seguito della crisi, e quindi oggi esiste una nuova logistica che è anche quella legata alla città di Bologna e ai suoi brand, tra cui uno, che è quello che poi verrà sviluppato con Fico, è quello sicuramente dell'aeroporto. Queste sono le cose sulle quali noi dobbiamo ragionare e sulle quali io penso che noi sindaci dovremmo dare un contributo. Io proverò a fare tutto. Passante no. Abbiamo detto tante cose, la pianificazione, lo dico un'industria, ma un'industria insieme a noi questa cosa secondo me francamente la sa. Nel 2003, a prescindere dai volumi di traffico, eravamo nel momento del picco economico, dal punto di vista dell'espansione dell'economia, eravamo nel momento in cui anche a livello nazionale si facevano leggi, mi pare fosse la Tremonti-Ter, in cui si davano, questo ce lo vuol dire meglio delle gare, in cui si davano sgravi fiscali per le imprese che costruivano capannoni. Quella era è completamente finita. Oggi dobbiamo ridisegnare un panorama economico anche nella nostra città.
E concludo dicendo che cosa? Si è parlato di pianificazione. Io penso che la città metropolitana si è posto un obiettivo, quello del consumo di suolo a saldo zero. Ecco, noi dobbiamo imparare a fare una cosa, a coniugare le parole con i fatti. Ci siamo posti questo obiettivo. Per raggiungere questo obiettivo dovremmo lanciare un nuovo piano territoriale metropolitano che tenga in considerazione questo elemento principio. Come si coniuga il passante nord anche questa cosa qua? Ecco, questi sono i temi sui quali noi ci dovremmo misurare. Permettetemi di dirlo, io sono persuasa che Bologna abbia delle grandissime caratteristiche di potenzialità territoriale perché è lo snodo tra il sud e il nord Italia e su questo noi dovremo moltissimo lavorare. Grazie. Noi siamo alla fine di questa nostra serata. Ovviamente in questi non si risolvono i problemi e probabilmente non si indicano neanche forse le direttrici giuste, però intanto si ascoltano tutti, quindi se non altro qualcuno potrà farsi la sua idea in modo forse più completo, più giusto. Quindi grazie a Severino Chini, grazie a Gianni Galli, grazie a Maris Bellardini, grazie a Federica Salsi, grazie a Viviano Brunelli, grazie a Luigi Padello Marica, grazie a Riomo, grazie a Stefano Sermeni in sala. Grazie a tutti.